Salve terrestri e benvenuti in questo altro quando. Io mi chiamo Filippo e sono un libraio. Io mi chiamo Azazelo e sono un demone famiglio interdimensionale. Non sono sicuro di sapere che cosa significhi e nemmeno di che cosa ci stai a fare qui. Comunque sta al tuo posto che non è ancora il momento. Ma non rompere. Tu ti presenti come un libraio, ma gestivi una fumetteria e ha chiuso anni fa. Ci stavo arrivando. Mi presento come un libraio perché, come diceva qualcuno, ci sono figure professionali che restano quello che sono per tutta la vita. I preti, se si spretano, o gli avvocati, se sono mandati via a calci dall'ordine, restano preti e avvocati per sempre. E questo vale anche per un libraio. Questo lo dicevano in Snack Bar Budapest di Tinto Brass. È una citazione del cavolo. Però è vero. Insomma, amici miei, voi che mi state ascoltando, io sono qui per parlarvi di fumetti, principalmente, e roba nerd più in generale. Così siete di più a rompere. Se magari stai zitto, diminuiamo un poco. Altro quando era il nome della fumetteria in cui lavoravo anni fa. A Palermo, la prima ad aprire nella mia città nel 1991, ha avuto una storia un po' particolare e magari in futuro ve la racconterò. Poi ha chiuso e io sono emigrato su YouTube conservando Altroquando come nickname. Orrore! No, amore. In questo caso sono gli amori di Altroquando. Gli errori! Fai tu. Comunque è vero, Altroquando ovviamente deriva dal titolo del secondo storico speciale di Dylan Dog, Gli orrori di Altroquando. Infatti, un nome che oggi in Italia è abusato. Ci sono altre librerie che si chiamano Altroquando, ci sono ristoranti addirittura e associazioni culturali, come la mia. Perché tu fai cultura? Diciamo che ci provo, partendo dai fumetti e magari poi parlando anche ad altro. E perché non sei rimasto su YouTube? Me lo domandi per colpa tua. Tu insistevi perché facessi un podcast. Sono un demone. Indurre in tentazione è il mio lavoro. Ma le fesserie le combini tu. Tagliamo corto. Questo è un numero zero. Definiamolo un esperimento. Un podcast che si affiancherà alla mia attività sul tubo e, se vorrete, ci aiuterà a restare in contatto e a scambiarci tante altre curiosità. Fai un esempio. Fallo subito o la gente si addormenta. Russo, russo. Ma mi metti ansia così, mi sento sotto esame. Certo che sei sotto esame, dimmi qualcosa che mi incuriosisca, subito, adesso! Sapevi che Topolino, Mickey Mouse, è figlio di un coniglio e nipote di un gatto? Che cosa? È proprio così, sai. Vedi, nei fumetti, nei cartoni, anche nella narrativa, niente si crea e niente si distrugge. Come nella chimica. Ma che Golconda vai dicendo? Sul serio, Walt Disney, all'inizio della sua carriera, si ispirò al personaggio di Felix il Gatto per creare Oswald, un coniglietto che assomigliava tantissimo al micio creato da Otto Mesmer nel 1917 e che era già protagonista di tanti cartoni animati di successo. Ma va? Felix the Cat era nero, dinoccolato, con un musetto bianco. Mesmer, per le sue animazioni, si è ispirato alla sagoma e alle movenze di Charlie Chaplin nei suoi film, solo che il suo personaggio era un gatto. E che cosa c'entra Mickey Mouse? C'entra, c'entra, ora ci arrivo. Nel 1927, quindi molti anni dopo l'esordio di Felix, Walt Disney, che non era ancora famoso, in collaborazione con l'animatore Ub Iwerks, creò Oswald, il coniglio fortunato, un altro animaletto che assomigliava tanto a Felix, ma anche a quello che sarebbe diventato Mickey Mouse, il nostro Topolino. Assomigliava, assomigliava, assomigliava in che cosa? In tanti aspetti. Tutti questi personaggi avevano un corpicino nero e, come dicevo, un musetto bianco e la loro animalità era caratterizzata da dettagli come le orecchie, appuntite se era un gatto, allungate se era un coniglio e poi larghe e tonde se era un topo. Fu Oswald il primo a portare dei pantaloncini molto simili a quelli che avrebbe indossato Topolino. Anzi, per dirla tutta, sembrava un topolino con le orecchie allungate. Cercalo su Google Immagini se non mi credi. Cercalo. Wow, è vero, ma perché passare da un coniglio a un topo? Perché un produttore scavalcò Disney mettendo sotto contratto alcuni dei suoi collaboratori del tempo e di fatto sottraendogli i diritti di Oswald, che intanto era diventato più popolare di Felix il Gatto. Che bastardo! E non sarebbe stato il primo e neanche l'ultimo a fare scherzi del genere.
Qualche tempo dopo, Walt Disney creò Mickey Mouse, un personaggio molto simile a Oswald il Coniglio, che sbaragliò la concorrenza e diventò un'icona internazionale. È per questo che dico che Topolino è nipote di un gatto, Felix, e figlio di un coniglio, Oswald. Per la serie non si butta via niente. Proprio così. Quando si parla di fumetti è difficile, praticamente impossibile, scovare qualcosa di veramente nuovo. Tutto è collegato. A volte sono imitazioni volontarie, altre citazioni, e a volte le imitazioni hanno più fortuna degli originali. Succede con tutte le storie del mondo, tutte le mitologie, ma siamo qui per parlare di fumetti. Dedichiamoci per cominciare ai supereroi, che per adesso, con il supporto del cinema, stanno vivendo un grande ritorno di popolarità. E partiamo con quello che è arrivato per primo, con Superman, pubblicato per la prima volta nel 1938. Tutti conoscono l'origine di Superman, il pianeta Krypton, la sua identità segreta, Clark Kent, e lo consideriamo, assieme a Batman, che nacque un anno dopo, il padre di tutti i supereroi successivi. Genitore 1 e genitore 2? Quelli sono Apollo e Midnighter, due versioni di Superman e Batman visti come una coppia omosessuale, creata in anni relativamente recenti dall'etichetta Wildstorm. E sì, potremmo definirli a buon diritto i genitori 1 e 2 di tutti i supereroi, nella migliore delle accezioni possibili. Ma andiamo con ordine. Io mi sono già confuso. Grazie, sei davvero incoraggiante. Quello che non tutti sanno è che sia Superman che Batman devono qualcosa a un altro personaggio precedente, un personaggio della letteratura pulp americana, molto letto nei primi anni 30. Le sue avventure erano scritte da autori diversi, ma che si firmavano tutti con lo stesso pseudonimo, Kenneth Robson, e si chiamava Doc Savage. Doc Savage può essere identificato come il primo supereroe, anche se debutta nei romanzi e non nei fumetti. Nei fumetti ci sarà portato decenni dopo dalla Marvel, con un adattamento dei romanzi e poi storie nuove. Doc Savage era l'incarnazione del superuomo come si immaginava una volta. Non aveva superpoteri veri e propri, ma era stato addestrato dal padre e da un gruppo di scienziati per diventare bravissimo praticamente in tutto. Era un atleta olimpionico in tutti gli sport e in tutte le forme di lotta. Era uno scienziato eccezionale in tutte le branche. Era il più grande detective del mondo. Era fortissimo. Era bellissimo. Era buonissimo. Era un artista e un grande musicista. Si chiamava Clark ed era soprannominato l'uomo di bronzo, per la sua resistenza e la sua carnagione da idolo delle spiagge. Insomma, un personaggio abbastanza antipatico, un primo della classe odioso, che rappresentava una certa idea di perfezione. Naturalmente combatteva il crimine e aveva un rifugio segreto nell'Artico, chiamato Fortezza della Solitudine. Tutte cose che ritroviamo in Superman. L'uomo di bronzo che diventa uomo d'acciaio, il nome Clark, la fortezza della solitudine al Polo Nord. Pari pari. Eh già, ma ci sono tante somiglianze anche con Batman, eh? Batman è un uomo che si è addestrato per tutta la vita per superare chiunque in tutte le discipline e oltre che da Doc Savage prende caratteristiche da The Spider, The Shadow, altri personaggi di detective tenebrosi dei pulp magazine degli anni 30, perché i supereroi esistevano prima ancora di apparire nei fumetti. Sicuro, nei miti, leggende, romanzi, trasmissioni radiofoniche, persino sul muro dei cessi. In una qualche forma primitiva, è vero, anche lì. Oggi siamo abituati a considerare Superman come il principale stampino di tutti i supereroi che sono venuti dopo. E qualcosa di vero c'è, perché in effetti la nascita di Superman influenzò moltissimo il mercato fumettistico degli anni 40. Molti sono stati omaggi, qualcuno è stato definito plagio. Insomma, il discorso è complicato. 2 anni dopo l'uscita di Superman, una casa editrice concorrente chiamata Fawcett Comics lancia un suo personaggio. Un eroe che all'inizio si chiama Capitan Thunder, Capitan Tuono, ma che cambia subito nome perché Thunder era già stato usato da altri. Lo chiamano Capitan Marvel. È la storia di Billy Batson,
Un bambino che ha ricevuto in dono da un mago i suoi poteri e che pronunciando la parola magica può trasformarsi in un uomo adulto che indossa un mantello, è fortissimo, è invulnerabile ed è in grado di volare. Aveva persino come avversario uno scienziato completamente calvo. Insomma, Superman. Fatto sta che questo Capitan Marvel della Fawcett negli anni 40 ha un successone. Le sue vendite superano persino quelle di Superman. Naturalmente la DC Comics si incazzò di brutto e intentò causa alla Fawcett per plagio. Certo, c'erano delle differenze. Capitan Marvel non era un alieno arrivato sulla Terra in una navicella, i suoi poteri erano di natura magica, ma nel complesso il personaggio e le sue avventure avevano davvero tanti punti in comune con l'uomo d'acciaio della DC. La causa legale andò avanti per molti anni. Dapprima vinse la Fawcett, ma la DC ricorse in appello e stavolta per la Fawcett le cose si misero male. Nello stesso tempo, negli anni 50, nel mondo del fumetto, i supereroi stavano vivendo un momento di crisi. Le vendite erano diminuite per tutti. Avevano più successo le storie dell'orrore. Andavano molto forte i racconti della cripta. Anche loro furono imitati da Creepy, zio Tibbia, in Italia. Ma quella è un'altra storia. A un certo punto, stretta all'angolo, la Fawcett Comics si accordò con la DC. Chiuse i battenti e il suo Capitan Marvel sparì dalle edicole. Tempo dopo, la DC Comics avrebbe acquisito i diritti di pubblicazione del personaggio e lo avrebbe inserito nel suo universo narrativo. Però, a questo punto, succede un bordello. La DC acquisì il personaggio di Capitan Marvel, ma non poteva chiamarlo Capitan Marvel, almeno non nei titoli degli albi. Questo perché nel frattempo era comparsa sulla scena un'altra casa editrice, la Marvel Comics, che prima si chiamava Timely, poi Atlas e alla fine Marvel. La battaglia legale tra la DC e la Fawcett era durata molto a lungo e si era prodotto un vuoto giuridico sul nome Capitan Marvel. La Marvel Comics, dunque, era corsa a registrare questo nome, perché se doveva esistere un supereroe che si chiamava Capitan Marvel come la casa editrice, doveva essere il loro. Per questo il Capitan Marvel della Fawcett, oggi proprietà della DC, non è più chiamato con il nome di Marvel, ma prende il nome dalla parola magica che lo trasforma. Shazam. E che significa? È un acronimo. S come Salomone, di cui possiede la saggezza. H come Hercules per la forza, A come Atlante per la sua resistenza, Z come Zeus per il suo fulmine, A come Achille per il suo coraggio ed M come Mercurio per la sua velocità. Ah, insomma, è come l'Attila di Abatantuono. A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio, L come lago di sangue, A come una bengoliera di special Ma car. non fare lo stronzo. La storia però non finisce lì. Alla fine degli anni 60, la Marvel lancia il suo Capitan Marvel, un personaggio completamente diverso da quello della Fawcett, almeno all'inizio. Una spia degli alieni Kree che viene inviata sulla Terra per sorvegliare gli umani e compiere anche qualche atto terroristico. Ma nel tempo si ravvede, cambia bandiera e diventa amico dei terrestri. Questo alieno si chiama Mar-Vell, quindi ha un nome che fa assonanza con la parola Marvel, e i terrestri lo chiameranno Capitan Marvel, equivocando il suo nome. A un certo punto della sua storia, Mar-Vell subisce una trasformazione e si lega con il giovane Rick Jones, personaggio classico in casa Marvel, nato per essere la giovane spalla prima di Hulk, poi di Capitan America e infine di Capitan Marvel. Ma con Capitan Marvel succede una cosa particolare. Marvel è rimasto intrappolato nella dimensione della zona negativa e per materializzarsi sulla Terra ha bisogno di passare attraverso Rick Jones. Letteralmente, i due sono collegati da un doppio paio di braccialetti che, se sbattuti tra loro, causano uno scambio dimensionale di atomi. Rick finisce nella zona negativa a trastullarsi in qualche modo, sospeso nel tempo e nello spazio, e al suo posto, puff, compare Capitan Marvel.
Questa mi pare di averla già sentita. Infatti, qui la Marvel ha giocato sporchissimo. Abbiamo di nuovo un ragazzino che evoca un guerriero adulto dotato di superpoteri. Sbattono i bracciali e bada boom! Avviene la trasformazione, esattamente come per Shazam, come per il primo Capitan Marvel. Un paradosso fumettistico, giuridico, narrativo, in cui non si capisce più dove finisce la citazione, dove inizia il plagio e dove tutto è un grande gioco di specchi. Ricordiamo anche che il primo Capitan Marvel aveva intorno a sé diversi comprimari, tutti chiamati con il nome Marvel. Erano detti Marvel Family, la famiglia Marvel. C'era Capitan Marvel Junior, la sua versione più giovane. C'era Mary Marvel, la sua versione femminile. Un po' come accanto a Superman, successivamente andarono spuntando Supergirl, Superboy, che prima era lui stesso da ragazzo, poi diventa un altro personaggio indipendente, e persino Crypto, il supercane. Bene, anche il Capitan Marvel della Marvel ha la sua versione femminile, Carol Danvers, un agente segreto che acquista casualmente i suoi stessi poteri e diventa Miss Marvel, la signorina Marvel, la prima di una lunga serie. E dopo tanto tempo, tante trasformazioni e la morte del Capitano Marvel, diventa lei stessa Capitan Marvel e sarà lei la protagonista del film omonimo. Che casino! Ma non è mica finita. Facciamo un passo indietro e torniamo negli anni 50. La chiusura della Fawcett Comics aveva messo la pietra tombale sul primo Capitan Marvel, diciamo Shazam per capirci. E anche in Inghilterra Shazam era diventato un personaggio popolarissimo e che vendeva tanto. L'editore che lo pubblicava nel Regno Unito non accettò questo lutto improvviso e disse: no, se gli americani non producono più Capitan Marvel, noi inventeremo il nostro Capitan Marvel, il nostro Shazam anglosassone. L'incarico fu dato allo sceneggiatore Mick Anglo, che in sostanza doveva inventare un nuovo supereroe che riproducesse le caratteristiche dello scomparso Shazam. Nasce così Marvelman, l'uomo meraviglia. Ma chi era questo Marvelman? Era sostanzialmente una controfigura inglese di Shazam. Shazam era l'orfano Billy Batson che veniva scelto da un mago e diventava un superuomo? Ok, Marvelman era un ragazzino britannico chiamato Mickey Moran che lavorava come fattorino al giornale Daily Bugle. Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere è una minaccia per la città. Voglio che quell'arachnoide arrampicamuri sia processato. Voglio vederlo impiccato alla sua ragnatela. Io voglio Spider-Man. Signor Jameson, si calmi o le scoppierà un'arteria. Azazello, fallo sparire e non farmi più questi scherzi. Comunque sì, un giornale chiamato Daily Bugle, esattamente come quello dove anni dopo, in America, lavorerà Peter Parker, alias Spider-Man, come fotografo. Mickey Moran veniva scelto da un astrofisico, quindi la scienza, si fa per dire, prendeva il posto della magia. Un astrofisico che aveva scoperto la parola chiave dell'universo e modellava la realtà per mezzo dell'energia atomica. Mickey, pronunciando la parola Kivana, cioè Atomic, letto al contrario, si trasformava in Marvelman, avvolto da un funghetto atomico, anziché essere colpito da un fulmine come Shazam. Non solo, anche a lui furono date delle spalle più giovani che condividevano i suoi poteri. Young Marvelman, Kid Marvelman, praticamente una copia con la carta carbone della famiglia di Shazam. Ma Atomic al contrario, non diventa Cimota! Sì, ma gli americani lo avrebbero letto Simota, così lo scrissero con la K e la parola diventò Kimota. Simota, Kimota, Shazam, questi erano da mandare dietro alla lavagna per quanto copiavano, mamma mia! Pensa, quando negli anni Ottanta il rilancio di Marvelman fu affidato ad Alan Moore, non poterono usare questo nome, sempre per via della Marvel Comics, e dovettero ribattezzare il personaggio Miracleman. Ad ogni modo, prima ancora di partorire il suo Capitan Marvel, cioè Marvel, la Marvel Comics, qualche peccatuccio di copia e incolla, lo aveva fatto anche lei. Prendiamo il personaggio di Thor. Thor, il dio del tuono, figlio di Odino, venuto da Asgard, bla bla bla.
Però nei fumetti Marvel dell'epoca la sua storia comincia in un modo un po' diverso. Un medico terrestre, piccoletto, macilento e zoppo di una gamba, si ritrova intrappolato in una caverna. Raccoglie un bastone per fare leva e spostare un macigno, colpisce la roccia e... Io sono Thor! Siamo e piove pure. Tuoni, fulmini ed eccolo trasformato nel dio Thor. Perché il bastone in realtà è il martello magico di Thor, condannato da Odino a sperimentare l'umiltà legandosi a un essere mortale. E chiunque avrebbe toccato quel martello, se degno, avrebbe ereditato i poteri di Thor. Un omino indifeso, un gesto magico al posto di una parola, vi ricorda niente? La Marvel aveva riciclato la ricetta di Shazam già da un pezzo. Ma nessuno li denunciava. Sai com'è? La denuncia della DC alla Fawcett fu presentata soprattutto perché il loro Capitan Marvel aveva preso a vendere più di Superman. Il personaggio di Thor si presta però anche a un'altra osservazione. La Marvel per anni ha rappresentato la lettura moderna dei supereroi rispetto alla DC. E per molto tempo DC e Marvel si sono inseguite, rispecchiandosi l'una nell'altra, al punto che diventa difficile in certi casi capire quale delle due ha copiato l'altra. Come abbiamo detto, Thor aveva delle caratteristiche fondamentali prese in prestito da Shazam e da Marvelman, ma aveva anche molto in comune con il personaggio DC di Wonder Woman. Le tette corazzate. E cioè il rapporto tra mitologia e supereroi. Il concetto di un supereroe che è anche una creatura mitologica che si porta dietro i riferimenti al suo pantheon. Wonder Woman è un'amazzone, figlia della regina Ippolita, regina delle Amazzoni, e il suo mondo è quello dei miti greci. Thor è un dio norreno e portava nel mondo Marvel tutti i riferimenti alla mitologia vichinga. Quindi, in un certo senso, il personaggio di Thor, chiaramente il Thor marvelliano, discende tanto da Shazam quanto da Wonder Woman. Io sono tuo padre, sembra una telenovela. È vero, prendiamo un altro caso di somiglianza non casuale. Daredevil, il diavolo di Hell's Kitchen, supereroe cieco che praticamente vede meglio di chiunque altro grazie al suo senso radar. Chi ci ricorda? Con la sua sagoma, il suo costume con le corna al posto delle orecchie, chi ci ricorda? Lo so, è l'uomo pipistrello, è Non Batman. si avvolge nel mantello, ma è proprio Batman. Se Batman deve il suo nome al look, al fatto che agisce nel buio e così via, la Marvel crea un uomo pipistrello di fatto, cieco, ma con le caratteristiche del pipistrello. C'è da dire anche che per creare Daredevil, la Marvel si ispirò a un supereroe precedente, non della DC, di una casa indipendente oggi dimenticata, perché l'idea di fondo era quella di un supereroe portatore di handicap e presero ispirazione da un supereroe muto, che non era poi un grande impedimento per la sua attività di supereroe rispetto all'essere cieco, doveva combattere il crimine, non raccontare barzellette, ma che si chiamava, penso un po', Daredevil, esattamente, e il suo arcinemico si chiamava Deathclaw. L'artiglio che incarnava il pericolo giallo della Guerra Fredda, che a sua volta si rifaceva al personaggio letterario di Fu Manchu e anche all'artiglio giallo che fu utilizzato dalla Marvel nelle storie di Nick Ma Fury. non finisce più. Questi doppelganger fumettistici sono davvero tanti. Submariner, Namor, il principe di Atlantide, uomo pesce, signore dei mari. Può sembrare strano, ma nasce prima di Aquaman della DC, che è un suo parente stretto. Tutti e due sono figli di una nobildonna di Atlantide che ha avuto una storia con un uomo di superficie, mettendo al mondo un ibrido che fa da ponte tra i due mondi. Praticamente è lo stesso personaggio. Namor fu creato da Bill Everett quando ancora la Marvel si chiamava Timely e introduce un altro aspetto interessante. Quando la Marvel iniziò a rodarsi e a cementare il suo universo con la serie dei Fantastici 4, gli autori cominciarono a recuperare personaggi degli anni 40 per inserirli nella nuova continuity. A volte erano dei veri e propri ritorni del rentré, come nel caso di Submariner, che era quasi immortale e aveva perso e poi recuperato la memoria, o Capitan America, che era rimasto ibernato in un blocco di ghiaccio.
Altre volte, invece, i personaggi vecchi erano solo di ispirazione per personaggi nuovi, come nel caso della Torcia Umana, che negli anni 40 era un androide creato in laboratorio, quindi di umano aveva ben poco, era una torcia umanoide più che umana, e che Stan Lee riciclò nel personaggio di Johnny Storm in mezzo ai Fantastici Quattro. Fiamma! Un altro caso è quello della Visione. Se diciamo Visione, oggi ci ricordiamo solo l'androide degli Avengers. Giusto, Sintezoide. Ma negli anni 40 la Visione era un eroe alieno che assomigliava vagamente alla Visione Sintezoide, un extraterrestre dalla pelle verdastra che poteva spostarsi usando il fumo come un portale. Guarda caso, la Visione nella versione Avengers nasce lo stesso anno, il 1968, in cui la DC Comics crea Red Tornado. E i due personaggi sono molto simili. Tutti e due sono forme di vita artificiale. Tutti e due sono rossi. Tutti e due sono stati creati per sconfiggere uno gli Avengers, l'altro la Justice League. Tutti e due tradiranno i loro creatori e diventeranno membri delle squadre che dovevano combattere. Sei denti! Se lo dici tu. Dal canto suo, la DC anni prima aveva fatto un lavoro simile, recuperando e svecchiando vecchi eroi. È il caso di Flash e delle sue due, ma solo per cominciare, identità. Flash Barry Allen era un aggiornamento del Flash Jay Garrick della Golden Age. Quello con la bacinella da barbiere sulla testa! Proprio lui. Barry Allen, dopo aver ricevuto i suoi poteri legati alla velocità, traeva ispirazione da quest'altro Flash, che per lui era un eroe dei fumetti. In seguito la DC decise che i due personaggi esistevano entrambi, ma collocati in due dimensioni parallele, e la stessa cosa fece con molti altri, introducendo il concetto di eredità degli eroi, tra i quali ci fu anche Lanterna Verde, prima Alan Scott nella Golden Age, un uomo che si era creato da solo l'anello del potere ricavandolo da un meteorite, e in seguito Hal Jordan. Dal canto loro, Marvel e DC hanno continuato per anni a sfornare personaggi fatti a stampo. Un caso evidente è quello di Swamp Thing e Man-Thing, l'uomo cosa, che nacquero lo stesso anno, il 1971, a distanza di un mese scarso. La loro origine è praticamente identica. Uno scienziato biochimico botanico inventa una sostanza rivoluzionaria per far crescere le piante o qualcos'altro. Viene ucciso e cade nella palude assieme alla sua pozione, risorgendo trasformato in una creatura vegetale. Ma che bella zuppa! Tutti e due i personaggi, almeno all'inizio, non hanno avuto molta fortuna. Man-Thing è protagonista del cinecomic forse più brutto di tutti i tempi. L'ho visto! C'era pure quella lì, come si chiama? La bionda di Jessica Jones. Rachel Taylor. Però nei fumetti Man-Thing ha avuto anche delle belle storie scritte da Steve Gerber, lo stesso autore di Howard il Papero, che nasce proprio nella sua serie. A proposito di Howard il Papero, questo animale zoomorfico interdimensionale con il sigaro in bocca. A me ricorda Paperino. E all'inizio lo ricordava ancora di più. Pensa che nelle sue prime avventure non portava i pantaloni neppure lui, girava con il sedere pennuto di fuori esattamente come Paperino. Aspetta, non dirmelo. La Disney si precipitò a prendere la Marvel per un orecchio e le disse: «Senti, bellezza, questo sembra proprio il nostro Papero. Vedi di metterci una pezza, altrimenti sguinzaglio gli avvocati e ti faccio un culo quanto una casa, così non ti entra più nei calzoni e poi sei tu che devi andare in giro con il sedere scoperto». Più o meno, ma la cosa si risolse in fretta e sai come? La Marvel fece indossare ad Howard i pantaloni, così Paperino e la sua famiglia rimasero i soli ad avere il diritto di girare per strada con il culetto al vento senza essere arrestati. Che ingiustizia! Già pensavo di farlo anch'io. Tu poi staresti benissimo. Ti prego, non farmi arrossire. Torniamo alle creature della palude. Swamp Thing, dopo alterne vicende, è stato ridefinito da un ancora giovane Alan Moore, che ne ha fatto qualcosa di enorme. A proposito di Alan Moore, non tutti sanno che quando si preparava a scrivere Watchmen, Moore aveva i suoi piani per il graphic novel, e se li avesse seguiti, Watchmen oggi sarebbe qualcosa di abbastanza diverso da quello che conosciamo.
Non necessariamente peggiore o migliore, soltanto diverso. Per raccontare la sua decostruzione supereroistica, Moore aveva presente la domanda chi sorveglia i guardiani, il concetto di ambiguità della giustizia, eccetera, eccetera. Però progettava di utilizzare dei supereroi già esistenti con una loro storia editoriale alle spalle. Nella fattispecie voleva servirsi dei supereroi della Charlton Comics, un altro marchio editoriale minore, solo che la DC aveva appena acquistato i diritti anche di questi personaggi. Marvel e DC sono dei veri pescecani che nel corso degli anni si sono andati mangiando praticamente tutto. E la DC disse a Moore: Non fare cazzate, giovanotto. Abbiamo sborsato fior di quattrini per questi eroi bischeri. Se adesso li fai trottare in un certo modo, li fai morire, li rendi stronzi, ne fai carta da culo. Noi poi come facciamo a usarli nelle serie regolari? Quindi vedi di darti una calmata. Così Moore continuò a basarsi su quei personaggi, ma li reinventò, li camuffò. E così Capitan Atom, il supereroe atomico, diventò Dottor Manhattan. The Question, il detective senza volto, diventò Rorschach. Blue Beetle diventò Night Owl. Peacemaker diventò il comico. E così via. Morale della favola, tutti si copiano a vicenda. Troppo severo. Diciamo che le idee sono là fuori, nell'aria, e noi viviamo di memoria, anche quando non ci ricordiamo veramente le cose, ma le vediamo trasformate nei nostri ricordi, impastate con le nostre esperienze personali. Per questi cloni editoriali, gli americani hanno coniato un'espressione, li chiamano Capitan Ersatz. Capitan chi? Ersatz, una parola tedesca entrata in uso in Germania durante il blocco navale della Grande Guerra, quando molti prodotti scarseggiavano e si ripiegava su altro. Ersatz significa surrogato e Capitan Ersatz oggi è un modo per dire che un personaggio è un surrogato di un altro più famoso. Ma allora il gioco è scoperto. Oggi spesso funziona così. Sentry della Marvel è un Capitan Ersatz di Superman. O anche Apollo e Midnighter, che abbiamo nominato all'inizio, sono Capitan Ersatz surrogati sia di Batman che di Superman. In un film della serie di Austin Powers, dei giapponesi vedono un lucertolone gigante gommoso e uno dice all'altro: Somiglia a Godzilla, ma per le leggi internazionali su copyright non può chiamarsi così. Ma noi scappiamo come se fosse Godzilla. Alla fine della fiera, quello che conta davvero non è l'originalità. L'originalità non esiste. Ormai è stato raccontato di tutto. Esistono le storie e il modo in cui possono essere narrate. Esiste la qualità e la mancanza di qualità. L'importante è orientarsi. Sapere da dove siamo partiti, questo ci può aiutare, non dico a cambiare la nostra destinazione, ma a viaggiare meglio, sì, perché no? Per arrivare dove? Questo chi lo sa? Noi intanto siamo arrivati alla fine di questo numero zero. Se volete sentirmi ancora ciarlare di fumetti e cosacce nerd, fatemi sapere se il podcast funziona. Oppure potreste venirmi a trovare su YouTube, sul canale di AltroQuando. Un arrivederci, spero, da Filippo. E da Azazelo, il vero protagonista di questa trasciata. Anche questa sarà tutta da scoprire e dipende molto anche da voi. Ci becchiamo, comunque vada. In un altro quanto.